l'utilizzo della mascherina è assolutamente una cosa di fondamentale importanza, anche, e lo dico da operatore sanitario, da parte dei vaccinati, nel senso che abbiamo la necessità di consolidare le evidenze che il vaccino riduca la circolazione, e sicuramente con il tasso attuale il suo contributo è ancora modesto, quindi tutti, anche noi operatori sanitari, dobbiamo mantenere un altissimo livello di guardia per evitare la trasmissione secondaria. Purtroppo la realtà è che l'ospedale Covid è completamente pieno. Stamattina abbiamo 20 malati in rianimazione, e in tutti gli altri settori, incluso il settore convenzionato presso la clinica Spatocco, dove mandiamo i pazienti in condizioni di miglioramento, è completamente pieno. Quindi ancora oggi le entrate e le uscite si bilanciano senza nessuna riduzione delle degenze. La scommessa era, se vogliamo fare scuola in presenza, attrezzarsi. La politica degli screening che il Presidente ha favorito, devo dire in modo molto forte, ci ha dato dei risultati importanti. Per Pescara abbiamo identificato 250 portatori asintomatici, che insomma non è una cosa da poco. Abbiamo intensificato l'attività di screening sulle scuole, e quindi è chiaro che il monitoraggio è fondamentale, perché laddove si determinino delle circolazioni iniziali dobbiamo intervenire con provvedimenti anche contenitivi, perché tutto il sistema possa continuare a funzionare.